Ora parliamo di sport, lo facciamo praticamente ogni lunedì. Io ringrazio i miei ospiti in collegamento con me, mi scuso per l'attesa, con Daniele D'Alessandro e Federico Rosa, colleghi giornalisti. Buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie per l'invito, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno Giallo e grazie a tutti voi. E allora, insieme a voi parliamo di sport. Io vorrei partire insieme a Daniele, parlando della partita che ha visto recentemente impegnata la Farmitalia Saturnia, squadra militante nel campionato di Superlega, come dicevo anche prima di andare in pausa, una realtà, catanese ai massimi livelli. Un inizio un po' complicato di questa stagione e poi in una partita proibitiva come quella contro Modena al Pala Catania, la squadra ha dato dimostrazione comunque di esserci, di voler dare un significato a questo campionato, di voler lottare per la salvezza. Ha perso soltanto al tie-break contro un avversario sicuramente di caratura superiore. Daniele, vorrei un tuo giudizio. Eri presente, hai seguito la squadra. Qual è il momento vissuto dalla Saturnia e soprattutto che prospettive ci sono secondo te per il futuro? Sì, è vero, ha fatto una grandissima partita sabato scorso al Pala Catania, la Farmitalia Saturnia. È stata una prova importante, soprattutto dal punto di vista del morale, perché come dicevi bene tu, l'avversario era Modena, quindi una tra le formazioni più titolate e blasonate del campionato di Superlega. Invece i ragazzi di Douglas Silva, dopo un periodo tanto difficile, caratterizzato da una sequenza negativa di sconfitte, seduto appunto, hanno giocato un'ottima pallavolo e ci è mancato davvero poco per il più classico dei colpacci. Credo che il punticino guadagnato arrivando al tie-break e sfruttando e cercando ecco di mettere in difficoltà il modo di quanto regna, credo possa essere importante non soltanto per la classifica, perché ancora il campionato è lungo. Mancano diverse giornate, ma dal punto di vista specificatamente psicologico. Quindi credo che la Farmitalia Saturnia debba ripartire da questa partita, già a cominciare dal prossimo impegno in trasferta a Taranto, un'altra gara molto complicata. Poi il 30 invece arriverà i campioni del mondo di Perugia con Giannelli, quindi saranno delle gare importanti, ma l'ottima prestazione contro Modena fa ben sperare in vista. Da Federico Rosa, perché prima di passare poi al calcio che ci riserva diversi spunti quest'oggi tra la partita che deve disputare il Catania e anche l'extracampo, vorrei commentare insieme a te, Fede, anche quella che è una, come dire, prerogativa. Il calcio, si sa, è lo sport nazionale per antonomasia, però esistono altre realtà. In questo caso la Farmitalia Saturnia merita certamente un Pala Catania, che è il palazzetto in cui la squadra gioca, pieno di tifosi. Questo purtroppo non sempre avviene. Secondo me deve partire anche da parte nostra, che siamo operatori della comunicazione, una vera e propria campagna di sensibilizzazione nei confronti di questi sport, che richiedono delle spese particolarmente ingenti per essere sostenute, sono un patrimonio della città, come tali devono essere seguite, sostenute e appoggiate in queste iniziative che vogliono portare lo sport catanese ai massimi livelli delle discipline in cui si è impegnati. Vorrei una tua riflessione in tal senso. Sì, io concordo assolutamente con te perché è importante sostenere non solo le realtà calcistiche delle proprie città, ma è anche giusto e essenziale proprio stare vicinissimi a tutte le realtà sportive, la Meta, Catania ad esempio che è in Serie A1, alla Saturnia che è in Superlega dopo tanti anni in Sicilia praticamente, quindi è importantissimo dare sostegno e soprattutto, ripeto, dare sostegno a quelle società che fanno sacrifici importantissimi per star vicino proprio per dare proprio ecco, un risalto alla piazza di Catania che, ripeto, non è solo ecco, diciamo, messa in risalto dal Catania Football Club, ma anche da altre realtà e in altri sport. Ad esempio, c'era una volta anche l'Amatori Catania.
che io ricordi. Esattamente, nel rugby una tradizione importante, speriamo che questi sport possano rilanciarsi. E io dico sempre, spero che ci sia in futuro la possibilità, nei giusti modi, con i giusti criteri, perché poi bisogna fare tante analisi di tanti tipi, ma spero che ci sia la possibilità in qualche modo di unire tutte queste realtà di prim'ordine e farle camminare insieme in un percorso che le valorizzi tutte in qualche maniera, anche con dei fili conduttori legati per esempio alla possibilità che il Catania possa essere capofila. Sappiamo che questo meccanismo è un po' partito l'anno scorso, si è un po' fermato, adesso vedremo se poi ci saranno anche le condizioni poi per mettere insieme queste realtà e trovare i giusti accordi, però credo che sia importante fare un focus su questo argomento. Adesso parliamo di calcio perché oggi è una giornata particolare, si gioca Catania-Sorrento, si gioca una partita importante, per il momento senza la tifoseria del Catania, Daniele, perché una decisione della prefettura impone questo divieto, partita a porte chiuse, perché ci sono stati degli incidenti, dei tafferugli purtroppo che hanno anche portato alla distruzione di un autobus, al ferimento di alcune persone nel corso della partita di Coppa Italia tra il Catania ed il Pescara. Il Catania ha fatto un ricorso, era una formalità di rito da fare, vedremo che risposte arriveranno. La partita in sé è importante, parto però dal tema extracampo, una sconfitta per il calcio che si debba giocare a porte chiuse, soprattutto purtroppo un provvedimento che, per quanto sia lecito prenderlo, penalizza la stragrande maggioranza dei tifosi che non si sono resi protagonisti, non sono responsabili di quanto è accaduto. Gianluca, tra l'altro oggi dovrebbe arrivare anche la decisione del TAR, che potrebbe anche, chissà, sospendere il provvedimento in attesa poi di rivalutarlo nelle prossime settimane. Che al momento, considerando che si gioca a porte chiuse, è una decisione che penalizza troppo la città, i tifosi per bene, coloro che hanno pagato l'abbonamento, e penalizza anche il Catania, perché non si intravede il profilo di responsabilità oggettiva della società, essendo gli scontri avvenuti davvero molto lontani dal Massimino. Le autorità ovviamente avranno avuto le loro ragioni, avranno fatto le loro valutazioni, però concordo con quello che mister Lucarelli ieri in conferenza stampa, ovvero che forse è stata una decisione presa un po' troppo di pancia. Quindi oggi, porte chiuse, perde la fetta di tifoseria che costituisce la maggioranza per bene, perdono un po' tutti, perché giocare a chiuse non è calcio. Quindi mi auguro che il TAR possa fare le dovute valutazioni e magari permettere lo svela partita a porte aperte, lasciando così spazio ai tifosi rossoazzurri, alla tifoseria sana del Catania. Dico, chiaramente anche Lucarelli, commentando questa decisione, ha naturalmente, lo facciamo anche noi, dichiarato il proprio rispetto per quelle che sono le decisioni prese dalle autorità competenti. Qui ovviamente si ragiona sui massimi sistemi che riguardano appunto queste decisioni, quando si dice che poi ad essere penalizzate sono le famiglie, le persone che non c'entrano nulla, questa è una ovvietà. Naturalmente bisogna contrastare questo fenomeno della violenza allacciata alle competizioni sportive in qualche maniera con tutti gli strumenti possibili. Il primo tra questi naturalmente è rintracciare i diretti responsabili e punirli a norma di legge per quanto riguarda le azioni compiute. Vedremo quali saranno le risposte che arriveranno oggi dal TAR. Indipendentemente da questo, Federico, oggi si gioca una partita che è importante per il cammino del Catania. Sappiamo quanto sia fondamentale chiudere il girone d'andata, il mese di dicembre, il girone d'andata con dei risultati positivi per poter ragionare a mente lucida anche sul mercato e poi incanalare una prospettiva di rilancio della classifica proprio dopo il mercato, con una squadra che sia più a immagine e somiglianza del suo allenatore, nuovo allenatore dopo l'esonero di Tabiani. Sì, hai detto benissimo. Servono adesso punti importanti, perché chiaramente contro il Sorrento il Catania è obbligato a vincere, porte chiuse o porte aperte. Poco cambia, perché
il Catania fondamentalmente dopo la partita di stasera affronterà due big del girone, ovvero Benevento e Crotone, tutte e due in trasferta, tutte e due gare consecutive, pur separate dalla pausa natalizia. Di base però è chiaro che, ripeto, la gara non è semplice, l'ha detto Lucarelli, il Sorrento verrà a fare la sua partita, non starà a guardare, ma come ormai abbiamo capito nessuna squadra del girone C, diciamo, non esistono come ad esempio era nel girone I delle squadre che tu in un lasso di tempo le ammazzavi sportivamente parlando. Fondamentalmente invece tutte le gare, tutte le partite sono tutte insidiose e tutte vogliono fare risultato, a maggior ragione che sfidano il Catania. Ma questo già lo sappiamo da anni, visto che, ripeto, il Catania è all'ottavo campionato di Serie C in tanti anni di terza serie. Adesso è importante riprendersi, è importante, ripeto, fare punti, è importante anche riprendersi un po' la fiducia dei tifosi, che magari nelle ultime settimane, dopo la sconfitta di Messina, ma in generale dopo i risultati non bellissimi che hanno portato con l'esonero di Tabbiani, hanno comunque sì, continuano a dare sostegno, però chiaramente hanno bisogno di risultati, perché chiaramente la classifica del Catania è davvero, davvero, davvero troppo, come si può dire, troppo. Non si può commentare, ecco, perché ho avuto difficoltà proprio a trovare un aggettivo, perché, ripeto, è una classifica che non è adatta, ecco, non è consona alla piazza di Catania, perché, ribadisco, non ha, una squadra che ambisce alle prime tre posizioni non può stare undicesima, dodicesima, questo è chiaro. Però adesso c'è la Coppa Italia Serie C, arrivando in semifinale e eventualmente una finale con una vittoria, darebbe a Catania il suo primo trofeo ufficiale, questo lo sottolineo ogni volta, e soprattutto darebbe anche l'accesso agli ottavi di finale della competizione, quindi alla fase nazionale, non come testa di serie, ma fondamentalmente come se fosse arrivata terza, quindi è importante andare fino in fondo alla competizione. Classifica deficitaria per quanto riguarda le ambizioni della piazza, ma l'opportunità di arrivare dalla porta di servizio per quanto riguarda i playoff con la vittoria della Coppa. È stato chiaro il tuo ragionamento, Federico. Io prima di lasciarvi chiedo ad entrambi, sia a te Federico che a Daniele, prima di te, di commentare anche quelle che sono state le parole, lo sfogo da parte di Cristiano Lucarelli dopo alcune critiche maturate in particolare in seguito alla partita persa dai rossazzurri con il Messina. Vi chiedo se secondo voi è una strategia quella di canalizzare l'attenzione su di sé anche con parole forti, oppure se è uno sfogo reale, dettato forse dall'eccessiva pressione che in questo momento c'è da parte della tifoseria e degli addetti ai lavori sulla squadra, che lui in qualche modo vuole smorzare. Parto da Daniele, appunto sulle riflessioni legate alle azioni di Lucarelli dal punto di vista comunicativo. Diciamo che Mister Lucarelli è stato uno molto schietto, molto sanguigno, e che non si nasconde mai dietro un dito. Sono d'accordo con te quando dici spaventi la possibilità che lui abbia voluto fare da schermo alla squadra in un momento complicato. Lucarelli, credo si sia legato al dito qualche parolina, magari qualche critica ricevuta post Messina, Messina in cui ricordiamo che Catania ha sfoderato una prestazione davvero non all'altezza dei suoi livelli, questo dobbiamo sempre ammetterlo, e ha lasciato l'amaro in bocca a tutti i suoi tifosi. Detto questo, lui, ripeto, sa benissimo il lavoro che lo attende. Si è riscattato bene con l'eccellente partita in Coppa Italia contro il Pescara, e magari andando a muso duro in sala stampa riesce anche a creare un guscio attorno alla squadra. Ha difeso anche in particolar modo alcuni singoli, alcune individualità, spesso per critiche, riesce a creare uno scudo e magari isolare la squadra, il che in un momento così delicato della stagione, come dicevamo poc'anzi, come diceva bene Federico, può essere anche una chiave di lettura importante. Federico.
Assolutamente concordo con quello che ha detto Daniele, ma io penso anche che fondamentalmente Lucarelli sì, ha fatto da schermo alla squadra, ma forse anche ha sentito la tensione post-gara, perché chiaramente la partita col Pescara era una partita davvero importante, quindi vincere era essenziale ed è giustamente arrivato in sala stampa sia per fare comunque da muro con i ragazzi, quindi cercare di proteggerli. Ma allo stesso tempo cercare anche, ripeto, una sua piccola rivincita personale, dettata dal suo carattere sanguigno, ma sicuramente, ripeto, è stato uno sfogo e da un lato lo posso anche comprendere, perché magari, a Catania spesso non c'è un equilibrio, perfetto. Quando si vince si è tutti campioni, quando si perde, fondamentalmente ci si scaglia, nel tutti contro tutti. Questo chiaramente non è un atteggiamento produttivo perché al momento è importante compattare l'ambiente perché, ribadiamo, la classifica la si scala vincendo le partite. Per vincere le partite serve fiducia nel gruppo squadra, nei giocatori e soprattutto, ripeto, in tutte le componenti che hanno un club perché fondamentalmente se si vuole risalire la china serve compattezza, non, ripeto, ormai quella fase di terremoto della stagione sembra essere passata, adesso, ripeto, bisogna risalire e farlo tutti insieme. Grazie Daniele D'Alessandro per questo collegamento. Alla prossima. Grazie anche a Federico Rosa. Grazie Giallo e grazie ovviamente a tutti i nostri ascoltatori.